ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi sono un po' emozionato perché è la prima volta che mi capita di partecipare alla realizzazione, alla ingegnerizzazione, allo sviluppo di un pedale. E questo pedale è il Black Tweed di Nabla, qua in versione prototipo, quindi potete vedere che ha tutta una serie di levette qua sotto, qua bla bla bla, che cambiano la struttura del gain, cambiano la quantità di distorsione, cambiano come distorce, eccetera eccetera, per poi portare a questo che è invece la versione definitiva. Qua dentro ci sono due amplificatori Fender e l'idea è quella di trasformare un qualunque ampli in un ampli Fender, sia per quanto riguarda i puliti che per quanto riguarda i distorti. E lì casca l'asino, lì è la parte difficile, perché il distorto Fender è molto difficile da andare ad emulare, per cui ci abbiamo lavorato un bel po' io e Salvatore insieme, e secondo me il risultato è, almeno raga, a me piace, ma ogni scarrafone è bella mamma soia. Se siete di Napoli fatemi sapere se l'ho detto male, ma lo so di averlo detto male, scrivetemelo sotto nei commenti. Mettete mi piace, in descrizione trovate sia il link al pedale che ai miei corsi di chitarra, tutto in descrizione. E oggi non ci saranno solo le mie mani, ma ci saranno anche quelle di Eugenio Cattini, che è un chitarrista bravissimo, bravissimo, suona con Francesca Michelin, con l'Orchestra di Amici, con Alberto Urso, con la Toscanini Next, in studio con Celso Valli, cioè un bot di roba, che era qua da me, ha suonato un po' di roba anche lui, ma quando è andato via mi ha mandato un messaggio vocale che vi faccio sentire. Poi si parte a suonare. Ciao Ale! Oh, che bomba il Black Tweed di Nabla. Veramente bellissimo. E mi ha colpito veramente tanto. Cioè, tipo lamp in a box che non mi sarei aspettato assolutamente da quel pedale. Cioè, qualcosa veramente di molto interessante, e le due modalità credo ti diano un sacco di sfumature timbriche, boh, fighissimo. Secondo me i suoni che abbiamo tirato fuori oggi sono veramente veramente fighi e toghi, wow. Sono molto sorpreso. E quindi scusami Eugenio se ti ho incluso in questa maniera un po' con uno sgambetto, però volevo rendere partecipi quelli che stanno dall'altra parte dello schermo del tuo entusiasmo, perché in effetti ci è piaciuto moltissimo il pedale, lui non l'aveva ancora provato, è impazzito, e quindi volevo dirvelo. In realtà quello che fa ve lo faccio ascoltare in questo clip, prima sul budger pulito per i cavoli suoi e poi aggiungiamo il pedale, sentite. Avete visto, si è pulito il suono, si è aperto sulle frequenze alte, ha perso un pochetto di frequenze medie, secondo me è molto più giusto per fare il riff che avete insomma appena ascoltato e che adesso vi faccio ascoltare per intero. Riff abbastanza famoso di Leonard Skinner, se vi è piaciuto mettete mi piace e andiamo avanti con le manine sante di Eugenio che ci suona un altro brano abbastanza famoso. Usiamo il pedale in modalità blackface, però se vogliamo più distorsione, un modo è sicuramente quello di alzare il crank, quindi proprio il gain. L'altro è andare a cercare maggiore distorsione spingendo sull'equalizzatore, perché come in un ampli vero, nel momento in cui andiamo ad aprire l'equalizzazione ci troviamo in mano un suono diverso e la risposta del gain sarà completamente differente. Nel riff che arriva adesso vado a spingere i medi, aprire un pochetto gli alti e mettere il gain a metà. In questo modo cosa succede? Ho più distorsione, ma conservo completamente la dinamica. Insomma, raga, ZZ Top, se vi piace, tra l'altro scrivetemi sotto nei commenti, amo gli ZZ Top. Yes, let's be now, be where I go, to that humbled range, they got a lot of mascots there. Sarà andare a suonare un po' più piano ma mantenere i settaggi tutti identici, per cui quello che capita è che ho esattamente lo stesso settaggio ma molto meno gain, questo grazie alla dinamica del pedale. Monster night, but now I might
Ora andiamo sull'altramplificatore, cioè sul tweed, e abbiamo molta più distorsione in mano, bassi più o meno in questo punto, diciamo appena prima della metà, mentre frequenze medie e alte stanno a cannone. All tubes, di modo da simulare proprio il suono delle valvole che si stanno usurando, quindi ancora più cattive, insomma, sentite un po'. Riff semplicissimo e bellissimo di Lenny Kravitz. Ora però voglio passare in modalità blackface, per cui muovo la levettina da questo lato, di nuovo new tubes, di modo da avere il massimo della dinamica, ma mantengo tutto identico. Sentite come si passa dal suono super distorto di poco fa a un suono di fatto pulito, grosso, che va bene per il blues, per il jazz, eccetera eccetera. Arriva il brano che scrivo sempre per farvi conoscere gli strumenti che provo, ma prima vi faccio sentire le chitarre dell'introduzione del brano, la prima parte. Sentite come scintillano, in questo caso di nuovo modalità blackface, alte molto sparate e il volume, quindi il master dell'amplificatore, è bello sparato per avere questo suono bello corposo e molto scintillante, molto merito anche della Montefalco che suona, raga, veramente da paura, grazie al filtro RC, in questo caso attivo, per cui già scintilla lui, scintilla pure lei e viene una figata. Vi faccio ascoltare tutto il pezzo e sentite come rimangono sempre molto definite le note in ogni condizione, anche quando ho provato a metterlo un po' in crisi facendo dei cluster con note vicine. Bam! Se vi piace, mi piace, commentate, fatemelo sapere. Iscrivetevi anche al canale, così. Mi è piaciuto il brano, a me è piaciuto molto incastrare in particolare tutte le chitarre ritmiche che si sentono sotto, e tra l'altro uscirà un metodo, credo tra marzo e aprile, direi una masterclass in cui vi spiegherò 10 assoli di Gas Tube, sia precisissimamente dal punto di vista dell'assolo proprio, ma anche tutto quello che ho usato per registrarlo, quindi tutte le varie batterie, bassi e tutte le chitarre che si vanno ad incastrare, insomma trovate tutto in descrizione, basta iscrivervi al sito Gas Tube per rimanere aggiornati. Torna Eugenio con un brano abbastanza famoso, raga, che suono e che maniche ha lui. Ora chiudo
chiudiamo con un brano degli Spin Doctors che amo tantissimo, di nuovo modalità tweed, gain a tre quarti, però sentite che bella che la passa, come rimangono tutte le note divise, come si sente tutto bene, tutto preciso, bellissimo. Partecipato attivamente alla progettazione del pedale, quindi ovviamente quello che c'è qua dentro nasce da quello che c'era qua dentro, quindi anche un po' dal mio lavoro e dalle mie scelte, quindi ci sta che mi piaccia particolarmente questo pedale e mi ci trovi parecchio a casa. Spero che sia così anche per voi, e ci avevo anche fatto una live, ve la linko in descrizione, così se vi va poi vi ci andate a dare un'occhiata. In descrizione trovate il link appunto per guardare il sito Nabla, iscrivetevi alla newsletter per ricevere le offerte. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina e quant'altro.